Paola Caruso, poche settimane fa l'intervento del figlio Michele. Intervento che si è reso necessario a seguito di problemi sopraggiunti a causa di un farmaco illegale che gli è stato somministrato durante una vacanza in Egitto. Più volte anche in TV la showgirl ha parlato dell'incidente, sfogandosi preoccupata delle condizioni di salute del piccolo, 4 anni. Il bimbo non riusciva più a camminare se non con l'aiuto di un tutore e l'operazione era l'unica speranza, aveva detto lei. Anche subito dopo l'operazione al Gaslini di Genova, Paola Caruso era tornata ad aggiornare il pubblico. L'intervento era terminato con successo e sotto la foto insieme a Michele subito dopo l'operazione, un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare, ha scritto. Ora bisogna solo pregare che Michi risponda con il tempo e la fisioterapia. Forza amore mio, sei più forte anche di me. Aveva aggiunto ringraziando il personale sanitario e anche Silvia Toffanin e Verissimo, dove aveva parlato a cuore aperto. Paola Caruso, i sospetti dei fan dopo le ultime foto del figlio. Poco fa Paola Caruso ha condiviso alcune immagini e video del figlio Michele al mare. Il bimbo pare stare meglio, sembra correre e muoversi, a volte anche senza tutore e questo ha indotto molti follower a pensare che fosse guarito. Tra i messaggi tantissimi di utenti felici di vederlo stare meglio, ma alcuni hanno iniziato ad obiettare la veridicità delle parole della showgirl. Un commento su tutti. Boh, io sempre più incredula su questa storia. Non si è mai visto il bimbo con un tutore ed ora cammina pure da solo al mare. In Liguria e tra l'altro le spiagge non sono fatte di sabbia quindi avrebbe più problemi a camminare, ha scritto un utente che ha dei sospetti sulla storia raccontata dalla Caruso. Che ha voluto risponderle, senza polemiche, solo il tentativo di fare chiarezza sulla salute del figlio. La sua è la risposta di una mamma ancora molto preoccupata. Cammina con il tutore ancora purtroppo. Ovvio in spiaggia non può tenere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti. Le condizioni di Michele, quindi, non sono ancora ottimali. Ma come più volte ribadito Paola Caruso vuole che lui si senta libero e cerca di non fargli pesare in alcun modo la sua condizione.